Presidente, riprendo cominciando con un ringraziamento le parole dell'assessore Mazzillo proprio perché tutto il lavoro che l'assessorato al bilancio e la commissione con la collaborazione di tutti i commissari stanno facendo soprattutto in queste settimane che precedono la fase di assestamento vanno proprio nella direzione che l'assessore illustrava, vale a dire quello di aumentare il controllo dinamico della politica sulla spesa, su come vengono spesi i soldi dei romani, perché non ci dimentichiamo che questi non sono soldi dei consiglieri o della giunta, questi sono i soldi che i romani dalle loro tasche prelevano, mettono a disposizione della comunità, dando la possibilità all'amministrazione di fornire dei servizi che devono andare sempre nella direzione della massima efficienza e soprattutto della massima copertura. Con questo mi riferisco in particolare all'attenzione che ormai da un anno stiamo ponendo costantemente sui servizi sociali, in particolare sulla copertura dei servizi AEC che per loro natura hanno insita una difficoltà nella gestione, a partire dal calendario scolastico che è ovviamente non allineato al calendario contabile. Rispetto a questo continuamente si è posta mano ed è di particolare significato il lavoro di omogeneizzazione che viene fatto per garantire un livello non accettabile, ma forse anche qualcosa di più a tutti e non permettere o comunque non accettare l'idea che da qualche parte qualche servizio venga erogato ai minimi e magari da altre parti con delle percentuali o con del numero di ore superiori a quella che è la media che questo servizio dovrebbe garantire a tutti, viste comunque le risorse non infinite che abbiamo a disposizione. Questa variazione, lo ha già detto l'assessore, va nella direzione di permettere a dei fondi che sono stati stanziati per le periferie di andare a coprire e a finanziare una serie di progetti importanti. È chiaro, Roma ha tantissime necessità ed è inutile farsi ormai le domande sul perché lo stato generale della città sia arrivato dopo anni e anni di amministrazione evidentemente non proprio efficiente in queste condizioni. Finalmente qualcuno sta ponendo rimedio a questa situazione. È chiaro che ci vorrà del tempo. Questa variazione va in quella direzione, permettere alla città di vedere risolti dei problemi. La somma nel tempo delle varie soluzioni che porteremo ci permetterà sicuramente di dare e di offrire ai romani una città migliore. È evidente che su questa variazione il gruppo del Movimento 5 Stelle non ha dubbi e compatto voterà a favore. Grazie.